Ilari Blasi furiosa per le foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi. Il patto era di tenere tutto nascosto fino alla fine, ma una separazione avvenuta con un comunicato disgiunto diramato dall'ANSA e anticipato da Tagospia, proprio il portale diretto da Roberto D'Agostino, aveva diffuso l'indiscrezione sulla coppia nel febbraio scorso, dopo il quale sono avvenute una serie di seccate smentite da parte di Blasi a cercare di ricostruire tutta la vicenda. Oggi il settimanale Chi ha cercato di fare chiarezza sugli eventi, in particolare il motivo per il quale qualche mese fa Ilari ha rilasciato diverse interviste in cui, anche solo ipotizzando un tradimento da parte del marito, la loro unione non sarebbe potuta continuare. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, sono molti retroscena sulla separazione. Non sarebbero emersi perché l'intera capitale avrebbe fatto muro per tutelare l'ex capitano giallorosso, ma non è tutto. Francesco Totti non avrebbe tradito Ilari, per questo la conduttrice romana ha negato fino alla noia con la moglie e con gli amici di aver avuto una relazione con Noemi. Ilari ha smentito le voci di un possibile tradimento parlando di una brutta figura dei media, e se lo ha fatto era perché era sicura di non essere smentita dai fatti. Le cose però sarebbero precipitate dopo che le immagini di Chi, che ha immortalato Francesco Totti sotto casa con la Bocchi, proprio per questo Ilari si è molto arrabbiata quando ha saputo della foto di Chi, a raccontare il settimanale. Il patto era che nessuno si facesse sorprendere con nuove o vecchie fiamme. Forse Totti, senza quelle foto, avrebbe continuato a salvare le apparenze e il matrimonio e a frequentare in segreto Noemi. Ecco dunque il motivo per cui l'annuncio della separazione è arrivato come un fulmine a ciel sereno, sorprendendo davvero tutti. Quindi queste sono le vere ragioni e le vere motivazioni ormai della separazione tanto discussa tra Totti e Ilari. Quindi il tradimento sembrerebbe non esserci stato, secondo alcuni, secondo altri sì. La verità, amici di Nova News 24, ovviamente la sanno solo loro, ma noi possiamo dirvi che Francesco Totti ieri è volato in Tanzania proprio da Ilari, e proprio per questo motivo sembrerebbe che ancora forse qualcosa c'è da salvare. Intanto, amici di Nova News 24, diteci cosa ne pensate. Se vi è piaciuto l'articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.